Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'Associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui oggi con Daniel Kopiev, amministratore della pagina Instagram Vivere Belluno ed esperto di social e tecnologia. Nella puntata di oggi si parlerà dell'uso del telefonino e del tablet per le esigenze quotidiane. Con questi due strumenti possiamo fare tutto al giorno d'oggi, possiamo pagare, possiamo lavorare, comunicare o addirittura spostarci, e nei prossimi anni i suoi utilizzi aumenteranno ancora di più, quindi non possiamo continuare a trascurarlo. Oggi vediamo le basi di utilizzo di questi aggeggi. La prima cosa che dobbiamo sapere è che tra questo e questo non c'è una vera differenza, anzi sono complementari. Spesso il telefono completa le funzionalità del tablet e viceversa. Il quale, avendo uno schermo più grande, è molto più facile da utilizzare, ma allo stesso tempo è molto più difficile da trasportare. Quello che differenzia davvero i telefoni o i tablet tra di loro è il sistema operativo. Funziona come per i computer, dove c'è alcuni che montano Windows e altri che ne montano altri, come ad esempio Linux oppure iOS. Nel mondo della telefonia, i sistemi operativi sono principalmente due, Android ed iOS. Android è il sistema operativo di Google e la marca di telefoni più rappresentativa di questo sistema è Samsung. Mentre iOS è il sistema operativo di Apple e viene utilizzato solo dai telefoni iPhone oppure dai tablet iPad. Questo è una cosa importante da sapere nella fase d'acquisto del dispositivo, in quanto è buona prassi abbinare i sistemi operativi tra di loro per una migliore compatibilità. Ad esempio, se io possiedo un telefono Apple, sarebbe preferibile acquistare un tablet Apple, perché successivamente collegarli tra di loro, ad esempio per scattare le foto sul telefono ed averli in automatico sul tablet, sarà facilissimo ed anzi sembrerà una procedura quasi automatica che non cercare di collegare un tablet Android ad un telefono Apple. Le funzionalità base dei telefoni però sono sempre le stesse e adesso ne vediamo alcune. Il primo è la messaggistica istantanea. Si tratta di una naturale evoluzione dell'SMS, solo che i messaggi si spostano tramite la rete, quindi non ci sono costi aggiuntivi, se non l'internet. I sistemi di messaggistica più utilizzati sono WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger e non ci sono particolari differenze nel loro utilizzo. Il nostro telefono, detto smartphone, ci fa anche da agenda, permettendoci di inserire i nostri impegni nel calendario e impostare i promemoria necessari per essi. In questo caso vediamo due applicazioni specifiche, Google ed Apple Calendar, che ci permettono di gestire i nostri impegni in manuale, inserendo i compiti noi stessi, oppure in automatico, collegandoci tramite la nostra mail. Ho parlato della mail. Si tratta di posta digitale, ci permette infatti di inviare comunicazioni ufficiali agli enti pubblici oppure nell'ambito lavorativo. Come per i messaggi, anche le mail funzionano tramite internet. Infatti si tratta di una risorsa veramente preziosa al giorno d'oggi, perché oltre a collegarci al mondo intero, permette allo smartphone di farci da navigatore, grazie a Google Maps, oppure da motore di ricerca, grazie a Google Chrome oppure a Safari. E non solo, infatti collegando una carta di credito è possibile utilizzare il telefonino come mezzo di pagamento, appoggiando semplicemente al POS. Quindi il telefono in un certo senso ci fa anche da portafogli. Queste sono tutte le applicazioni che il nostro cellulare potrebbe usare, ma spesso non le troviamo installate al momento dell'acquisto. Infatti la tecnologia mobile si muove ad una velocità supersonica e viene modernizzata anche più di una volta all'anno. Così si è deciso, in modo da evitare di essere costretti ad acquistare ogni volta un nuovo telefono, di dare all'utente il modo di applicare in autonomia le modifiche, da cui deriva il nome di applicazione. Inoltre, così diventa possibile personalizzare il proprio smartphone come ogni singolo individuo preferisca. Possiamo installare le varie applicazioni tramite due portali, che ci sono stati resi disponibili dai produttori dei vari telefoni. In base al produttore avremo il Play Store per i telefoni Google oppure l'App Store per i telefoni Apple. Questi negozi virtuali ci permettono di installare le varie funzionalità, aggiornarle per rimanere sempre al passo con i tempi, ma anche installare cose più di svago come videogiochi, musica oppure film. L'ultima funzionalità, ma non per importanza, è la fotocamera. Infatti ogni telefono ha integrato dentro di sé una fotocamera che ci permette di scattare foto e video e salvarle nel dispositivo. Non serve per forza essere un ottimo fotografo per fare dei buoni scatti, perché ogni cellulare sfrutta un'intelligenza artificiale molto valida che permette di scattare fotografie di buona qualità in modo semplice. Queste sono solo alcune delle funzionalità che un telefono possiede, e ovviamente solo la punta dell'iceberg.
ma niente panico, ogni telefono è progettato per essere intuitivo al massimo. E se avete una certa età e qualche comprensibile difficoltà a capire questi strumenti, chiedetelo ai vostri nipoti, che sono nativi digitali.